Spunti di vista, parliamo di due giovani allieve del Centro Studi Danzarno di Capolona, quindi l'argomento di questo spazio è la danza. Adele Bigiarini e Alice Marzi sono due studentesse casentinesi che ringraziamo per essere qui ospiti in studio. Hanno 16 anni, hanno vinto una borsa di studio con la quale, grazie alla quale sono partite alla volta della Germania e hanno condotto anche un periodo di formazione, fra l'altro molto interessante. Allora vi domando, è una domanda che vale un po' per tutte e due, che esperienza è stata? Chi comincia di voi? Vai. Allora, è stata un'esperienza molto bella sia dal punto di vista di danza che dal punto di vista di amicizia, quindi ci siamo trovate molto bene con le persone della compagnia, ci hanno accolto davvero gentilmente, ci sono stati molto di aiuto anche durante le lezioni, ci aiutavano nelle cose che magari non ci riuscivano e non è scontato. Non è Inoltre scontato. vi erano persone anche italiane, quindi anche per quanto riguarda la lingua, se avevamo bisogno potevamo chiedere a loro, perché comunque parlavano l'inglese in tutta la E compagnia. sappiamo quanto sia importante conoscere l'inglese, soprattutto per chi vuole andare in Europa. Fra l'altro stiamo vedendo anche, poi vedremo delle immagini che proprio vi riguardano e sono immagini che poi avremo la possibilità di osservare insieme. Queste sono all'altezza del ponte di Ponte Caliano a Capolona e avremo la possibilità di vedere anche un po' questa vostra esibizione in Germania, che è stata, come abbiamo detto, un'esperienza sicuramente importante anche dal punto di vista personale, non soltanto per la danza. Avete avuto la possibilità di conoscere e di scambiare anche esperienze con altre danzatrici, per esempio, di altri paesi europei. Sì, è stata un'esperienza veramente bella, sia dal punto di vista formativo, comunque ha contribuito alla nostra crescita sia a livello della danza ma anche personale. Comunque non è una cosa da poco andare in Germania in una compagnia e vedere tutti questi ballerini bravissimi, che è veramente bello. Ecco, avete meritato riconoscimenti con diversi allievi e diverse esibizioni, quindi grande motivo di soddisfazioni. Adesso vi chiedo di fare un po' una sorta di scheda personale, di presentarvi, perché soprattutto avete deciso a suo tempo di avvicinarvi alla danza. Prego. Allora, io ho iniziato danza quando ero piccola, avevo Vogliamo 5 ricordare anche anni. il nome Sì, sono Adele. Adele, ecco. E inizialmente facevo nuoto, ma la mamma voleva che provassi danza classica, ma io ho deciso di iniziare con hip hop, anche se poi ho scelto tutt'altro stile. Infatti poi mi sono avvicinata di più alla danza classica e alla danza moderna. Ho sperimentato anche l'aerea, ma mi sono trovata meglio con questi Ti altri due piace di più, stili. ti soddisfa di più, ti appaga di più, ti appassiona, di più, perché ci vuole anche la passione, immagino, per praticare la danza. Alice, la tua Io storia. mi chiamo Alice e io ho iniziato all'età di 5 anni con hip hop e danza classica, quindi un po' gli opposti. E alla fine però mi sono avvicinata più al moderno contemporaneo, come ha detto Adele, e ho sperimentato anch'io danza aerea, ma ho preferito comunque continuare in questo percorso del contemporaneo e del moderno. Adele, avete anche una maestra che vi segue, no? Vogliamo ricordare anche un pochino coloro che vi seguono, che vi hanno dato un sostegno, un appoggio, vi hanno permesso di ottenere questi risultati molto importanti. Sì, fin dall'inizio ci ha insegnato Martina Caporali e poi con gli anni abbiamo conosciuto anche altre maestre provenienti da altre scuole come Roberta Giubilei o Sonia Pericoli per il classico. Alice, se non c'è sintonia, se non c'è empatia con le maestre, diventa difficile praticare la danza. Quindi immagino che questi grandi risultati che avete ottenuto dipendano anche dalla simpatia, dall'empatia che avete con le vostre insegnanti. Sì, sicuramente c'è un bel rapporto con gli insegnanti, ci troviamo bene, non ci troviamo a disagio nelle sale, comunque puntano a insegnarci molte cose sia dal punto di vista della danza ma anche personale e quindi si è creato un bel legame con loro. Addirittura ballate proprio in riva all'Arno, qui siamo all'altezza di Ponte Caliano, se non sbaglio, è il ponte sull'Arno a Capolona, quindi a dimostrazione che qualsiasi scenario, in fondo, qualsiasi contesto può essere comunque utile per praticare la danza. Adele, quali saranno un po' a grandi linee i vostri prossimi impegni? Allora, abbiamo altri concorsi in programma, uno a Chiavari vicino Genova,
in cui abbiamo già partecipato un po' di anni fa, e poi puntiamo, diciamo, a fare dei concorsi un pochino più elevati rispetto all'anno precedente in vari punti d'Italia. Alice, anche per te il programma è lo stesso pressappoco? Sì, pressappoco è lo stesso, infatti abbiamo molte coreografie in cui siamo insieme, perciò sono gli stessi concorsi, le stesse esperienze. Ecco, diciamo che questa società che si sta affermando anche in ambito non solo locale sta vivendo un percorso, direi, di crescita costante e che ha dato la possibilità, ora sta trovando la possibilità quindi di dare alle sue allieve il modo di esprimersi anche all'estero. E l'accoglienza che avete ricevuto, perché ci piace un po' tornare a questa esperienza che avete avuto in Germania, l'accoglienza che avete ricevuto è stata una bella accoglienza, dicevi, no? Molto. Sì, erano tutti molto solari, anche per quanto riguarda la disciplina della danza classica, che comunque è una disciplina abbastanza tosta. Erano molto felici nel farla tutte le mattine, tutte le persone che erano della compagnia, anche magari molte che non erano specializzate nella danza classica, ma preferivano concentrarsi in altro, la utilizzavano proprio come un riscaldamento da fare tutti insieme alla mattina. Alice, nascono anche delle esperienze, delle amicizie anche in occasione di queste, diciamo così, esperienze internazionali? Sicuramente sì, noi ci siamo legate principalmente a una ragazza che veniva dall'Umbria e lei ci ha spiegato un po' come funziona, a che età lei è andata qua e come è stato il suo percorso, la sua esperienza appunto. E poi molti altri allievi, anche non solo italiani, ma anche stranieri, abbiamo legato con questi. Adele, perché l'esperienza che avete avuto voi, se non sbaglio, voi avete toccato anche il mondo professionale della danza, sbaglio? Sì, 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 eravamo proprio dentro una compagnia della Germania e ci hanno proprio illustrato come lavorano, loro lavorano 8 ore al giorno con un'ora di pausa e ogni un'ora e mezzo avevano un quarto d'ora di pausa, però comunque lo fanno a livello professionale, un lavoro statale. Sì. Ecco, un lavoro addirittura statale, quindi proprio a livello professionale, come prima occupazione si direbbe. Alice, avete mai pensato, vi è mai venuto in mente che la danza possa rappresentare magari in futuro la vostra prima occupazione, vale a dire diventare proprio danzatrici professioniste? Allora, sicuramente anche grazie a questa esperienza, almeno io sono più convinta a continuare questa disciplina. Appunto. Più determinata? Sì, più determinata a continuare questa disciplina e a dare il meglio di me per arrivare a comunque dei livelli maggiori e poi vedere cosa mi aspetta nel futuro e scegliere le opportunità migliori. Mi metto nei panni dei vostri genitori, ovviamente massima libertà nel praticare la danza, purché questa attività, direi, non condizioni negativamente la scuola, ve l'hanno detto i vostri genitori? Sì, ce l'hanno detto, però diciamo ce la stiamo cavando abbastanza bene a organizzarci con il tempo. Che scuola fate? Il liceo classico, siamo in classe insieme. Sì. Siete in classe, quindi è una scuola anche, direi, abbastanza impegnativa, no? Sì. Direi, richiede anche una certa così applicazione anche per in diverse materie. E i professori come commentano queste vostre performance all'estero? Hanno avuto così, hanno già espresso qualche giudizio positivo? Immagino di sì, perché è motivo di soddisfazione anche per loro, insomma, avere nella classe delle alunne che si comportano così bene in un concorso di danza internazionale. Abbiamo parlato anche dei prossimi impegni. Avete mai avuto, direi, l'idea anche solo un momento di abbandonare? Sì, per il tanto impegno scolastico soprattutto, però poi ho detto proviamoci, perché comunque è quello che mi piace fare, quindi proviamo ad organizzarci meglio per poter continuare. Quindi Alice, il vostro problema è anche quello di organizzare il tempo e di avere comunque tempo a disposizione per fare bene sia la scuola sia la danza. Sì, è abbastanza difficile, però penso che se sei una persona determinata e vuoi continuare a fare ciò che ti piace, perché comunque è una passione per noi almeno, e riesci a trovare il tempo ed organizzarti bene con tutto. Complimenti allora per questa borsa di studio, complimenti davvero per questa esperienza che avete vissuto in Germania e sicuramente ce ne saranno altre in altri paesi, probabilmente anche forse non solo europei. Grazie davvero ad Adele Bigiarini e Alice Marzi per essere state
ospite qui da noi a Spunti di Vista. Abbiamo parlato appunto dell'esperienza delle due allieve del Centro Studi Danzarno di Caporona. La linea per il momento può tornare alla regia.